In cima ad uno sperone di roccia, in un paesaggio aspro e un po' selvaggio di colline coperte di boschi, tipico della Sabina, sorge il castello di Rocca Sinibalda. Il primo evento capace di turbare questi equilibri secolari ha luogo nell'897 d.C. I saraceni invadono la Sabina, distruggono Rieti e massacrano i monaci di Farfa. D'ora in poi bisognerà rifugiarsi in luoghi più sicuri, quelli meno accessibili e più facili da difendere. Giuliano Cesarini non se ne dà per inteso. Partecipa alla congiura tenutasi in casa del cardinale Guido Ascanio Sforza, con la quale si decide di trasferire le galere comandate da Carlo Sforza da Civitavecchia a Napoli, cioè dallo schieramento francese a quello spagnolo. Le conseguenze sono le più ovvie. Tutti i beni dei Cesarini sono sequestrati e a Rocca Sinibalda giunge il nuovo castellano, nominato dal Papa come difensore della fortezza, il capitano Maccone di Firenze.